Ciao a tutti ragazzi, sono Fabrizio della Speedy Brain e sono il vostro consulente e-commerce Amazon. Allora mi raccomando, iscrivetevi subito al canale con campanellina per rimanere aggiornati su tutti i video che usciranno per avere tantissimi contenuti dal valore veramente immenso gratuitamente. Allora, oggi voglio farvi vedere le potenzialità che abbiamo nel vendere su Amazon, perché ci sono ancora persone che mettono in dubbio le vendite su Amazon, quindi oggi mi vorrei concentrare nel farvi vedere sul mercato, solo il mercato italiano, un po' di numeri, ok? Quindi vi vado a condividere lo schermo. Allora, ecco qui ragazzi, utilizzeremo un software chiamato Blackbox che mi aiuta a cercare prodotti e a scoprire i fatturati di questi prodotti. Ovviamente qui potete selezionare i vari mercati. Ora ci concentriamo sul mercato italiano. Se io metto un filtro e gli dico fammi vedere tutti i prodotti in tutte le categorie che hanno minimo 10.000 euro di fatturato mensile, ok? E clicco qui ragazzi, mi escono fuori una marea di prodotti che fatturano, ecco, farò l'ordinamento qui per monthly revenue. Come vedete ragazzi, ci sono alcuni prodotti che fatturano anche 1 milione di euro al mese, ok? Quindi vi faccio un esempio, in casa e cucina i tappeti per esempio, ok? Questa è probabilmente un'azienda, vedete, Tappeto 24, un'azienda tedesca con partita IVA tedesca che vende tappeti, ragazzi, e fa a milioni al mese solo sul mercato italiano, ok? Vedete, 1.300.000, queste sono tutte le varianti. Vabbè, a parte gli iPhone che lo do per scontato che fanno qualche milione, vedete, l'iPhone 5 con 1.600.000. Andiamo avanti e cerchiamo magari altri prodotti che potrebbero essere interessanti, che fatturano tanto. Come vedete il settore dei tappeti è clamoroso ragazzi, perché veramente fa dei numeri incredibili. Vedete questa azienda Tappeto 24, quello che fa con i vari tappeti. Abbiamo ad esempio Enervit, abbastanza famosa. Enervit con questo prodotto fa ben 855.000 euro al mese. Poi vabbè, ci sono le varie aspirapolveri. Vediamo un po' se troviamo qualcos'altro di più interessante che può fare al caso nostro, magari di prodotti un po' che possono avere anche delle aziende. Questo video è riferito soprattutto alle aziende. Magari avete decine e decine di questi prodotti che potete andare a vendere e ovviamente guardate qui che opportunità, 700.000, addirittura i rotoloni Regina 700.000 euro. Ci sono un sacco di prodotti ragazzi a prezzi incredibili, ok? Vediamo un po' qualcos'altro, tappeti ragazzi, veramente tappeti venduti a 100 euro che vengono venduti a pacchi da 5.000 al mese, quindi stiamo parlando di 500.000 euro al mese. Quindi su Amazon bisogna lavorare anche sulle quantità che andiamo a vendere. Guardate per esempio materasso 478.000 euro al mese. Quindi quante aziende produttrici di materassi ci sono che potrebbero vendere, entrare su questo mercato? Peraltro qui dovrebbe essere FBM, quindi spedito ovviamente dalla fabbrica, perché stiamo parlando di prodotti pesanti, ok? Ce ne sono tantissimo, per esempio guardate questa motosega a batteria, prodotto cinese 500.000 euro e così via. I prodotti, i materassi, ciabatte multipresa, guardate una ciabatta multipresa Extra Star, questo è clamoroso ragazzi, viene venduta a 18, ne vengono venduti 25.000 pezzi per un totale di 471.000 euro, una ciabatta ragazzi, cioè questi sono numeri clamorosi, quindi
Ovviamente qual è il discorso? Allora, se io clicco qui, questo è per chi magari vende magari un negozio di ferramenta, potrebbe pensare, ok, allora vendo direttamente la ciabatta. Ok, lo potete fare, però l'idea è quella di brandizzare a brand proprio un prodotto del genere, in modo tale da lavorare solo con la propria buy box, perché se voi volete vendere per esempio questa che è Extra Star, qui ovviamente in questa, come vedete, ci sono altri che vendono, ok? A parte che qui vende Extra Star direttamente, però rendetevi conto, insomma, una ciabatta del genere, fare tutti questi soldi è una cosa veramente clamorosa. Andiamo avanti. Questo, ripeto, per le aziende che ancora si ostinano a dire sto fuori da Amazon. Guardate questo integratore proteine del siero del latte, 450.000 euro. Questa friggitrice ad aria, 453.000 euro. Ancora tappeti. E qui stiamo parlando, ragazzi, solo Italia, solo Italia, cioè immaginate quello che succede pure negli altri paesi. Vogliamo andare a vedere, ragazzi, cioè se io qui cambio e cambio paese, per esempio andiamo a vedere in Germania che cosa succede. Monthly revenue sempre minimo 10.000, ok, faccio search, andiamo a vedere in tutte le categorie prodotti che vendono di più. Ci sono dei volumi, ragazzi, impressionanti. In Germania magari saranno pure più elevati, eh. Ecco, addirittura in Germania l'iPhone 5 fa 20 milioni al mese, ok? 20 milioni al mese. Cioè, stiamo parlando di cifre veramente enormi, no? Però al di là dei telefoni, andiamo a vedere se c'è qualche prodotto in Germania che può vendere anche un'azienda italiana brandizzando, al di là, diciamo, ecco, ci sono i tappeti, ragazzi, i tappeti come vedete hanno un mercato mostruoso, quindi se in questo momento c'è un'azienda italiana che produce tappeti, contattatemi, perché tra Italia e Germania stiamo parlando di volumi veramente pazzeschi. Abbiamo visto sia in Germania che in Italia volumi pazzeschi, ragazzi. Andiamo avanti, cerchiamo di scoprire altri prodotti. Per esempio, questi che cosa sono? Penne, ragazzi, penne. Cioè, queste sono penne che potremmo anche brandizzare e marcare noi. Ebbene, ragazzi, 2 milioni con le penne, ok? Con queste penne qui, questo prodotto qui. Magari vi fate fare un prodotto del genere in Cina, lo brandizzate e vi andate a vendere questo prodotto, magari già li vendete le penne, dovete solo brandizzarlo, ci mettete il brand e lo vendete, ragazzi. Ora queste qua sono penne particolari perché costano molto, adesso non so perché ci sia questo prezzo. Andiamo a vedere un qualcosa magari con un prezzo più normale che possiamo vendere. Allora, questo è Xerox. Siamo in Germania, ragazzi, sto facendo tutto real time, quindi abbiate pazienza. Allora, queste probabilmente sono 1000 penne, vedete, 1000 pezzi, 459 euro, che però vendono, non so chi possa essere interessato a 1000 pezzi, però io lo faccio presente, ragazzi, no? Questo che cos'è, che fa 1.600.000? Materasso, ragazzi, guardate, materasso 1.600.000, quindi stiamo scoprendo che i materassi e i tappeti hanno un mercato pauroso. Ecco qui, stesso materasso. Questo che cos'è? Questi, ragazzi, sono integratori, proteine in polvere 1.700.000. Guardate che roba, ragazzi. Ovviamente sugli integratori andatevi a vedere il video che ho fatto l'altro giorno, che lì vi spiego che non è proprio semplicissimo entrare nella nicchia integratori, ci sono tutta una serie di cose da fare. Guardate un altro prodotto integratore, 1.500.000, di nuovo tappeti, set di valigie, guardate, 1.400.000. Mercato tedesco è pazzesco, ragazzi, ovviamente per fare questi volumi e per stare
a fatturare così dobbiamo avere tanti pezzi da poter vendere, ma se siete un'azienda, un produttore, questo qua non vi dovrebbe ovviamente spaventare. Questa, ragazzi, è l'esempio della Germania, ma potrei anche andare a vedere, non so, la Francia, stesso discorso, gli dico dammi minimo chi fa. Andiamo a vedere prodotti umani in Francia, che ne so, tra 10.000 e 30.000 euro al mese. Andiamo a vedere che prodotti vengono venduti in questa fascia. Per esempio, guardate, questa qua è una borraccia. No, un accendino, adesso non capisco che cos'è. Però, ragazzi, 23.000 euro al mese, questo che cos'è? Un cuscino con delle federe, 15.000 euro al mese. Questi, va bene, sono prodotti particolari a LED. Però, ragazzi, guardate, pettorina per animali, pettorina per cani, 20.000 euro al mese. Cioè, ci sono, ragazzi, tutta una serie di prodotti che possiamo vendere tranquillamente anche noi, con volumi enormi, ok? Che dobbiamo fare per vendere questi prodotti? Ovviamente non dobbiamo vendere prodotti già di marca, dobbiamo creare il nostro prodotto in private label con il nostro brand, così avremo la nostra buy box e andarlo a vendere. Quindi se siete un'azienda, un produttore, ma anche un investitore che vuole vendere su Amazon, avete visto che volumi, ragazzi? Anche se il margine, se vendete 1.000.000 al mese, anche col margine del 20%, vi conviene, ok? Quindi abbiamo dei numeri veramente pazzeschi, però bisogna mettersi nelle nicchie giuste. Io di solito faccio un'analisi di mercato, ok? Dove analizzo il vostro listino, vi dico quali prezzi, quali prodotti andare a vendere, o altrimenti se volete partire da zero vi dico quali prodotti andare a vendere in base al budget che mi date. Ragazzi, contattatemi qua sotto e da lì sviluppiamo una strategia dalla A alla Z, dove io vi seguo, vi porto dalla scelta del prodotto, se non li avete, se li avete ovviamente vi faccio l'analisi di mercato, vi porto fino a vendere questi prodotti, ok? Mi dovete contattare, vi faccio una consulenza per capire cosa vi serve, consulenza gratuita. Dopodiché, se siete interessati, faccio un'offerta economica e andiamo avanti col progetto, dove vi seguo, ragazzi, da A alla Z come consulente, vi affianco, divento il partner della vostra azienda affinché raggiungiate gli obiettivi che ci daremo insieme, ok? Quindi se mi seguite, io da zero vi riesco a portare a un determinato fatturato, ok? Ovviamente ci dovete mettere anche del vostro, dobbiamo verificare l'analisi di mercato, il pricing, i margini, i volumi, vedere se abbiamo abbastanza stock, quanto dobbiamo investire. Io, ragazzi, facevo il financial control, quindi vi posso seguire, fare un business plan, un financial plan. Facciamo un progetto insieme, sia che voi abbiate i prodotti, sia che non li avete e li dobbiamo implementare da zero. Quindi contattatemi, io sono il consulente Amazon o comunque consulente e-commerce con una certa conoscenza non solo del mondo dell'e-commerce ma anche aziendale, perché per 27 anni ho fatto il financial controller, il finance manager nelle multinazionali, quindi conosco il funzionamento di un'azienda a 360 gradi, parlo tranquillamente inglese, ragazzi, ho già fatto progetti anche a livello internazionale, ho seguito aziende anche internazionali, quindi vi affidate al numero uno del mercato italiano per quanto riguarda la consulenza e-commerce, specializzata soprattutto su Amazon, ma scoprirete non solo su questo, perché poi ho una rete di miei collaboratori con la quale possiamo sviluppare in differenti ambiti, anche e-commerce proprietari, Google Ads e quant'altro. Quindi ovviamente contattatemi e faremo un piano di sviluppo insieme per entrare in quello che è il futuro, ragazzi, perché avete visto intelligenza artificiale, crisi economiche, ecco, se voi andate a vedere tutte le analisi ci dicono che l'e-commerce nei prossimi anni continuerà a crescere, come dicono gli americani, double digit,
l'unico settore a due cifre, ce ne saranno pure altri, però questo è uno dei pochissimi settori che non verrà toccato dall'intelligenza artificiale e non viene toccato dalla crisi, perché tutti si stanno muovendo online. Fra poco i negozi fisici non avranno più senso di esistere se non in alcune particolari condizioni, cioè se ti faranno vivere esperienze d'acquisto o se sono tematici o hanno un senso, ok? Quindi si sta spostando, io penso fra 30 anni, 40 anni non ci saranno più negozi fisici, ci saranno altri tipi di strutture. Indagate ragazzi e vedrete che ho ragione, ci sono tantissimi report che ci dicono che stiamo andando verso quella direzione. Quindi contattatemi qui, andiamo insieme nel futuro, anticipiamo i trend ragazzi, non facciamo sempre i soliti che non capiscono che il mondo si sta trasformando e facciamo resistenza al cambiamento. Non possiamo resistere, non è che se solo noi resistiamo il cambiamento si blocca, il cambiamento purtroppo andrà inesorabilmente avanti, quindi noi come imprenditori possiamo solo che adattarci, ok? Non possiamo combattere contro queste dinamiche, quindi negozi fisici, trasformatevi, andate online, ma fatelo con persone che stanno veramente quello che si deve fare. Purtroppo vedo tantissimi consulenti improvvisati, ragazzini senza alcuna esperienza che dicono di essere consulenti Amazon e poi vi fanno veramente danni inenarrabili. Quindi contattatemi e faremo un progetto insieme. Ci vediamo al prossimo video, mi raccomando iscriviti al canale, campanellina, mi piace, ovviamente tanti commenti. Ci vediamo al prossimo video.